Rosica e le nuove dichiarazioni su Kanyaman e Demet Özdemir. Per l'ennesima volta Kanyaman e Demet Özdemir sono finiti al centro dell'attenzione per delle nuove affermazioni fatte da Alessandro Rosica. In un recente intervento sui social, l'influencer ha fatto sapere che sia il fidanzamento del 31enne turco con Diletta Leotta, sia quello della collega con Ozan Kok sarebbero iniziati nello stesso periodo. In più, secondo l'investigatore social, entrambe le storie sarebbero state create a tavolino per questioni di soldi che li avrebbe fatti guadagnare. Inoltre, Rosica ha fatto intendere che fra Ken e Demet possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia e rapporto professionale. Il racconto delle colf degli alberghi dove Ken e Diletta soggiornavano, stando alle dichiarazioni di Alessandro Rosica, sembrerebbero esserci state differenze fra la storia che aveva instaurato Kanyaman e Diletta Leotta e quello che si è creato fra Demet Özdemir e Ozan Kok. Infatti, secondo l'esperto di gossip, mentre i primi due avrebbero avuto dei momenti di intimità, gli altri non avrebbero avuto mai dei contatti fisici. L'investigatore social è più che certo di quello che dice sul 31enne turco. Perché sarebbe venuto a conoscenza di informazioni dalle colf che riordinavano le stanze degli alberghi dove il volto di Dazon e il suo ex fidanzato Ken soggiornavano. Tra Kanyaman e Demet Özdemir c'è qualcosa? Alessandro Rosica ha dato ulteriori informazioni sul rapporto fra Kanyaman e Demet Özdemir, dicendo, potrebbe esserci qualcosa fra loro, ma non voglio sbilanciarmi. Al momento si scambiano reazioni su Instagram, ma dai messaggi che si inviano anche sul cellulare non trapela nulla di più di un'amicizia. A questo punto non rimane che attendere e capire cosa accadrà nella vita dei due protagonisti di Daydreamer, le ali del sogno, visto che il 31enne da qualche settimana è di nuovo single dopo la storia con Diletta Leotta.